Cimiteri affollati anche quest'anno in occasione della festività di Ogni Santi e della commemorazione dei defunti in Abruzzo, dove migliaia di persone come tradizione si recano in visita alle tombe dei propri cari e portano fiori e lumini. E ho visto che ha acquistato dei fiori, come sono i prezzi rispetto all'anno precedente? Forse un lieve aumento c'è stato, ma è da mettere in conto visto che insomma. E un po' anche le altre cose sono aumentate, quindi per me è giusto così. Ha scelto questi fiori perché? Sì. Allora, sono dei colori che sinceramente preferisco e so anche che in qualche modo, diciamo, potrebbero far piacere alle persone defunte a cui sono destinate. E nelle città cambia la viabilità. Aperti dalle 8 alle 17 i cimiteri di Colle Madonna e San Silvestro a Pescara. Cambia la viabilità fino al prossimo 3 novembre. Il comune in zona Colle ha disposto il senso unico in via Colle di Mezzo tra strada Ciattoni e via Pandolfi in direzione di marcia est-ovest, quindi a salire. A disposizione c'è un bus navetta gratuito attivo con 33 corse giornaliere ogni 15 minuti dalle 9 alle 17. Il capolinea si trova nel parcheggio della delegazione comunale di Pescara Colli tra il supermercato Conad e Acqua e Sapone. Il servizio consente di ridurre l'uso dei mezzi privati, decongestionare il traffico e favorire gli spostamenti degli anziani e delle persone con problemi di deambulazione. Con Diego Martelli siamo andati a verificare la situazione. Signora, lei è di Pescara? Sì, sono di Pescara. Perché ha scelto il bus navetta? E per essere sincero, per la comodità, perché parcheggi non ce ne sono, approfittiamo della cosa. Da dove arrivate? Da Foligno. La macchina e poi usufruiamo di questo servizio. È più comodo, insomma, ecco. Anche a Foligno c'è un servizio analogo? Beh, noi no, abbiamo abbastanza parcheggi, quindi perlomeno per il cimitero nostro. Effettivamente è un buon servizio. C'è un buon parcheggio, quindi si può lasciare la macchina ed è facilmente raggiungibile col bus che ogni quarto d'ora passa. È veramente comodo. Non è nemmeno il primo anno, questo Sì, è il è anche il secondo secondo. che usufruiamo di questa iniziativa e ci troviamo bene. È il secondo anno che so che c'è questa navetta e effettivamente è un servizio molto comodo. Sicuramente carenza di parcheggi, problemi di deambulazione, ma qui al cimitero di Colle Madonna c'è anche qualche persona che ha parcheggiato no dove non doveva, e cioè proprio davanti a uno degli ingressi, ostruendo il passaggio a tutti coloro che si stanno recando questa mattina in visita ai propri defunti. A San Silvestro invece è scattato il divieto di sosta, fermata con rimozione forzata sui due lati di via Luciani e il senso unico su via Vallelunga tra l'ingresso del cimitero e strada Colle Renazzo.